Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo video dedicato a Imperator Rome con il nostro Egitto. Abbiamo iniziato questa miniserie, questo è il secondo episodio, ho già ricevuto tantissimi consigli da parte vostra e anche suggerimenti. Vi ringrazio davvero tanto perché mi servono. Andiamo avanti oggi con la nostra missione, che è quella di trasformare, adesso l'andiamo a vedere, il delta del Nilo in una regione molto produttiva in termini di cibo. Quindi adesso tolgo la pausa. Il 15 febbraio del 451 ad Urbe Condita. Qualcuno mi ha chiesto che cosa vuol dire, perché qualcuno mi diceva: ma non è possibile che i diadochi siano nel 451 a.C. No, infatti è il 451 dopo la fondazione di Roma, quindi siamo nel 300, boh. Adesso non riesco a fare il calcolo così al volo, ma più o meno nel 300 avanti Cristo. Allora. Gli Antigoni adesso dichiarano guerra ai Macedoni, ragazzi. C'è una guerra in Grecia, gli Antigoniti e i Macedoni sono in guerra. C'è da stare attenti perché potrebbe toccare a noi presto. Quanti soldi guadagniamo? 7 al mese. Torniamo nel delta. L'obiettivo è quello del delta orientale, giusto? Eastern Delta, sì. Quindi continuiamo a costruire. Scandalo! Uno scandalo è sfortunatamente parte della vita di tutti i giorni nella corte in Egitto, ok. Qualcuno è stato preso in flagrante delitto con un amante. Allora, se... Ah! E Pochilos, possiamo praticamente... possiamo praticamente... buttare Pochilos fuori dal governo. Di che famiglia è? Leonidid. I Leonidid, ragazzi, se ne buttiamo fuori dal governo si arrabbiano troppo. Quindi non lo faccio. Direi che... potremmo perdere un po' di popolarità e oppure no, guardate, c'è una possibilità di punirlo e Aegypta Megid guadagnerà lealtà e Pochillos perderà lealtà nei nostri confronti e c'è una probabilità che venga ferito, però almeno non schiatta. Poi, sulle idee ne abbiamo ancora una che possiamo attivare con 20 punti di politica di influence. Adesso andiamo a mettere il gioco in pausa, andiamo a vedere. Questa è un'idea di oratoria. Quindi, abbassare la corruzione oppure migliorare l'opinione massima. Andiamo sulle idee che abbassano la corruzione. Avendo completato adesso il gruppo delle idee egiziane, sblocchiamo anche tutti, diciamo, i bonus. Tirannia mensile meno 0,05, felicità dei cittadini più 8%, desiderio dei freemen, desire freemen ratio in the city 10%, più liberti nelle città. Attendere. Ok, andiamo nel delta a questo punto orientale. Eravamo a Tanis, volevo costruire non il tribal settlement ma... E adesso abbiamo praticamente due strutture di agricoltura che stanno per essere costruite sul Nilo orientale, dobbiamo averne 7, continueremo a investire l'oro in quel modo e poi quando magari questa parte sarà terminata vediamo se possiamo intraprendere una piccola campagna militare, ad esempio in Nabatea, che non mi dispiacerebbe sottomettere per portarci vicino alla Giudea e poi ad un certo punto confinare con gli Antigoni e vedere se, se ci scontreremo con loro, chi lo sa. Intanto avete spiegato che Pont è la zona in realtà della Somalia e non il Ponto, quindi era una possibile idea delle nostre missioni, ma è nato un figlio, Aretas. E anche Xenocrateia, due gemellini praticamente. Interessante.
mi chiedo se vado ad alzare, se vado ad abbassare i pagamenti. Vabbè, ma non è che stia spendendo così tanto. Io non sono un esperto di questo gioco. Se fossero Europa Universalis 4, ovviamente abbasserei il mantenimento di tutte le armate finché non siamo in guerra. Però qui forse può essere rischioso, quindi non ne sono sicuro. Andiamo a far Bytos, sempre sul delta del Nilo, per costruire, fare un settlement. Servono ancora per un paio di mesi 100 unità di tesoreria. Come li possiamo chiamare? Sesterzi? No, non abbiamo i sesterzi, non lo so. Chiamiamoli Ducati per semplicità, ma questa è la terza che adesso a cui diamo origine. Poi abbiamo una guerra civile fra 41 mesi, perché cosa sta succedendo? Abbiamo delle famiglie che sono molto, molto poco contente. In particolare Berenike. Vediamo di cercare di diventare amici di Berenike e Zio Yenis, che potremmo corrompere col denaro. Quindi gli abbiamo pagato punti di influenza, noi guadagniamo corruzione, però questo guadagna denaro e alla fine, un po' con la corruzione, abbiamo sistemato il suo scontento. Secondo me adesso la guerra civile non è più così dietro l'angolo. Se andiamo a vedere un attimo il governo, la nazione, allora, il governo, eccolo qua. Gli uffici, ecco, noi li possiamo assegnare, sono tutti, guardate, di gente. Manetonid, Magid, Licurgid, Leonidid, sì, ma di Leonidid ce ne sono pochi. Scusate, di Magid ce ne sono pochi e di Licurgid ne hanno uno di troppo. Dobbiamo togliere un Licurgid e mettere un Magid, ragazzi. Che cosa succede? Ah, fare una buona impressione. Potremmo spendere stabilità, influenza politica, denaro. E non possiamo fare molto. Forse la stabilità è quello che, l'unica cosa che possiamo fare. E adesso andiamo a prendere un Licurgid al governo. Qua, ad esempio, l'Apigrammateus, che tra l'altro è anche scarsissimo. Possiamo mettere un Magi, per esempio Euclides. Mettendo Euclide Magid in questa zona, in questo posto del governo, le famiglie adesso sono bilanciate. Ovviamente quelli che hanno perso un lavoro, va bene, non sono contentissimi, però sembra che abbiamo riportato la stabilità politica. Questo è positivo, questo è molto positivo. Accettiamo sempre le offerte. Mi chiedo se 10.000 uomini basteranno in caso di conflitto, forse no. In difesa di Cassandro, attenzione! Attenzione, sembrerebbe che Cassandro Antipatrid ci stia chiedendo di onorare un'alleanza. Fa vedere. No, abbiamo fatto una promessa, apparentemente, che andiamo ad onorare. E quindi adesso, signori, siamo praticamente in guerra. Egitto, Andros, Kos e Dodecanesos contro Megara, Reti, Anasit, Ionia, Cnidos e Etolia. Mamma mia! È pazzesco! Signori, non abbiamo abbastanza uomini per una guerra così. Dobbiamo immediatamente metterci all'opera. Dov'è il macro builder? Corti. Iniziamo a creare un esercito, caspita. Arrivano dei regali esotici. Ah no, è per farci amica Berenike. No, attaccati Berenike, mi dispiace, ma
Invasione dei Seleucidi, ok. Antigonid Kingdom is now in war with Seleuco. Ok, anche Seleuco adesso ha dichiarato guerra ad Antigono. Bene, 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 bene. Allora, il nostro esercito non ha arcieri. E adesso ne andiamo a fare non pochi. Semplicemente perché dobbiamo riempire un po' il numero e questi costano poco poi dovremmo anche spingere un po'. Possiamo fare anche fanteria pesante, quindi cerchiamo di modulare un attacco pesante ma anche una buona difesa nei confronti magari di fanteria leggera che possa arrivare. Un gladiatore. Ah. Possiamo aumentare la popolarità o la perdiamo? Eh no, ma perdiamo 50 denaro, non voglio perdere 50 denaro, mi dispiace. Intanto qui ci dice che mancano dei comandanti, no no no, portiamo tutto sotto la guida di Tonomia chiaramente. Ok, e adesso Macro Builder, qualcosa di veramente tosto, sono gli elefanti da guerra, ho la cavalleria pesante, non abbiamo i cavalli? Oh, dannazione. I cammelli? Dove li possiamo fare i cammelli, ragazzi? Ah, la cavalleria ce l'abbiamo La cavalleria ce l'abbiamo soltanto qui praticamente al delta. No, iniziamo quindi a reclutare anche unità di cammelli che piacciono molto a chi mi segue su Twitch, su Crusader Kings 3. Che comunque il nome su Twitch è Andrew Live Channel, quell'underscore Andrew underscore live channel. E lì i cammelli da guerra la fanno da padrone, ma perché giochiamo con i cuscini. Ok, adesso abbiamo 4.000 archi, 3.000 cammelli, 3.000 fanteria pesante, 3.000 fanteria leggera e un supply train. Non so se ne basta uno, ne faremo di più. Allora, fatemi leggere un attimo le necessità. Army movement speed 2.5, manovra 1, food storage 50. Allora, questo esercito al momento ha 80,4 unità di cibo. E ne usiamo circa 2 al mese, quindi può durare 40 mesi. Va bene, dai. Buono così. L'heavy cavalry la possiamo andare a recuperare. E la light infantry. Okay. Tanto la guerra qui la stanno perdendo in Grecia. Dobbiamo a tutti i costi iniziare a salire con il nostro esercito. Il problema è che non abbiamo un esercito pronto. Ok, anche cioè Antigono ragazzi in guerra contro tutti. Come posso andarlo a selezionare? Io sono abituato. Eccolo qua. Antigono è in guerra contro i Macedoni, contro Patrai, contro la Beozia, Elatea, Egitto, Costra, Cibatea. È in guerra contro tutti. È in guerra contro tutti. Mamma mia. E ha 29 corti e 31 navi. Noi, se andiamo a vedere la schermata militare, abbiamo... Beh, lo possiamo vedere da qui. Abbiamo 14 corti e 36 navi. Le 36 navi possono già, suggerirei, uscire. Harassment, mi piace molto. Uscire e andare a disturbare le coste della Siria. Il cammello è andato. Vediamo se qui la cavalleria non è ancora pronta. Intanto possiamo... Non possiamo più fare heavy cavalry a quanto pare. Heavy infantry, scusate. Ma light infantry direi che è proprio possibile. Quindi andiamo a prendere più fanteria leggera. Ma ci si prepara a un bel conflitto. Allora, possiamo dare un ordine? Ramming tactics? Boarding tactics?
non esistono i... pare che non esistano, come si dice, i blocchi navali o cose di questo tipo. Allora, oh, se avessi soltanto i soldi. Perdiamo legittimazione perché non possiamo permetterci di gestire le arti. Qui, signori, ci sono 31 navi con 8 corti cariche. E la nostra flotta, guidata da Filocles Sidonid, deve intercettarli perché siamo in superiorità numerica. E io spero di essere in grado, nel mare Fenicium, di vincere. E invece le loro navi sono potentissime, guardate, ci sconfiggono. È terribile, la nostra flotta è stata distrutta. Io direi comunque che siamo quasi pronti. Siamo quasi pronti, ragazzi, per iniziare a marciare verso Assiria. Arriverà anche la cavalleria pesante, poi avremo 7.000 unità di cavalleria, 7.000 unità di fanteria leggera, 3.000 di fanteria pesante, 3.000 di cammelli, anzi 4 di cammelli e 4 archi. La tattica migliore per questo sarà lo skirmishing dovuto agli archi e la fanteria leggera, chiaramente, e a cibo. Ok, ce la facciamo. Mamma mia, dovevo iniziare a salire. Attenzione, perché comunque la Grecia inizia a diventare un teatro di guerra molto 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 confuso e pieno, quindi vedremo un po'. Intanto è arrivata la cavalleria pesante, eccola qua, iniziamo a spostarla verso Sile, perché a Sile marciamo, quindi avremo anche un'unità di cavalleria pesante, può servire sempre. Però magari evito a questo punto l'opzione di schermaglia e vado a mettere qualcosa di diverso. In realtà è difficile. La schermaglia forse è quella un po' più efficace, anche perché i cammelli come cavalleria leggera funzionano bene con la schermaglia. E allora la teniamo. I cammelli ci porteranno fortuna, vero? A Magara, ragazzi, stiamo per perdere la città, intanto, e dobbiamo contrastare questi. E abbiamo costruito un settlement, funziona, sì, uno di sette c'è, quindi il miglioramento della Valle del Nilo Orientale sta andando a buon fine, però purtroppo adesso ci dobbiamo concentrare su altre cose. Torniamo a prendere il controllo di Magara e la cavalleria ci dovrà raggiungere. Ah, qui ci sono personaggi che si vedono come rivali l'uno con l'altro. Vi ricordo che se volete vedere altri episodi di questa serie lasciate sempre un like e un commento. Questa è intesa come una miniserie, non voglio portarla a termine con tanti episodi, però qualche episodio ce lo facciamo, magari nel completamento di una missione. Tanto qui l'Egitto può guadagnare 3 di stabilità e lealtà oppure denaro, ma io credo che la stabilità sia più importante. Ok. Possiamo ricominciare a prendere il controllo dei nostri territori. Molto rapidamente, tra l'altro. Mi chiedo se uno split in half potrebbe fare il caso nostro per il recupero dei territori. Vediamo se il recupero è rapido, pare proprio di sì. Quindi forse la cosa mi può... L'orgogliosa Cirenaica. Allora, possiamo perdere manpower e dare più lealtà a un Magit, a Berenike, per chiedere a lui di sistemare il problema che abbiamo in Cirenaica. Oppure Epimenes, ma bisogna pagarlo. Oppure lasciar perdere. Abbiamo molto manpower. Utilizzo l'opzione del manpower. C'è anche questa regione. Non so se è un'opzione per metterla. Tolomeo guadagna la difteria. Oh no. Difteria.
La salute scende, ragazzi. Sta invecchiando il vecchio leone. E noi. Sta invecchiando. News della Cirenaica. Guardate, diventano un tributario. Signori, la Cirenaica diventa tributario d'Egitto, ok. Magas primo Magid, Basilios di Cirenaica, è diventato adesso... Perfetto. Fa piacere. Quindi come stato tributario penso che ci paghino. E abbiamo perso però un sacco di titoli, ok. A chi li possiamo assegnare? Non ci sono Scorned Families però. Quindi non capisco di cosa si stia parlando. Andiamo a pagare dei personaggi e iniziamo ad assegnare ai migliori i ruoli. Vediamo sempre di premiare le famiglie però. Ok, dovrebbe bastare. Ok ragazzi, caspita, le guerre dei diadochi che partono subito così non me le aspettavo, eh. Però qui prendiamo ancora Lussa e poi possiamo provare a fare un contrattacco e vedere se riusciamo a prendere ad esempio la città di Iope in Samaria. Ora abbiamo 20.000 uomini che possono marciare verso la Siria. E forse può andare bene. Vediamo se abbiamo la possibilità dal punto di vista tecnologico di pagare per avere qualcosa. In realtà non ancora, i soldi non ce li abbiamo. Iniziamo quindi l'assedio d'Italia, ragazzi. Ma l'assedio d'Italia lo vediamo nel prossimo episodio, in cui praticamente cercheremo di portare a termine la prima guerra dei diadochi contro l'Antigone Kingdom e vedere se riusciamo a strappare qualcosa di utile. Già positivo in questo episodio la sottomissione della Cirenaica come stato tributario, la costruzione di 3 fattorie nel delta del Nilo orientale, però abbiamo dovuto correre per mettere insieme un esercito dignitoso e abbiamo notato che la nostra flotta è molto più scarsa rispetto a quella di Antigonid Kingdom. Riusciremo nel prossimo episodio per terra ad avere una piccola porzione di vittoria oppure il regno di Antigono ci distruggerà? Questa è una bella domanda, ma lo vediamo nel prossimo episodio. Come sempre, lasciate un pollice in su e noi ci vediamo molto presto. Meglio per ora è tutto. Alla prossima.